lei mi ha definito dottor Sorriso. Sa, il mio nome è un nome serbo, Momcilo, che vuol dire ragazzo allegro. Non so se mi ha dato il nome dalla nascita, perché c'era qualche tratto che poteva indicare questo. Già negli anni 70 cominciavano ad aversi risultati promettenti nel campo dei tumori infantili, dedicato una particolare attenzione alla qualità di vita dei bambini e delle famiglie. Già allora, negli anni tra i 70 e 80, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, parlava di, nelle malattie croniche potenzialmente mortali, di guarigione, quando c'era una guarigione fisica, psicologica e sociale. Per cui questa attenzione particolare ha portato a far sì che vedessi il bambino non soltanto guarire, ma guarire bene, guarire sereno, guarire convinto, guarire in maniera piena. Il sorriso è una parte fondamentale. Perché? Perché il bambino ha bisogno di sorridere, ma non il sorriso stereotipato che purtroppo un genitore, soprattutto quando si sforza, dà o chi va a trovarlo. Il bambino lo capisce subito. Il sorriso, il divertimento non sono regali per questi bambini, non devono essere regali perché non li vogliono, devono essere la normalità. È stato fatto sulla clown terapia uno studio su alcuni bambini con patologie croniche per vedere quanto i clown, l'attività clownistica che Patch Adams aveva così un po' introdotto anni fa nell'ospedale o nell'assistenza medica, potesse essere di aiuto. In effetti vengono attivate delle sostanze che agiscono sul sistema neurovegetativo, per cui hanno un'impronta di benessere fisico. Non posso dire quindi che il sorriso o la terapia ludica di divertimento faccia guarire di più, ma che fa guarire meglio o che aiuta il bambino ad assumere meglio le terapie e quindi dare un contributo propositivo, questo sono convinto, non è fantasia. La cosa importante è questo esserci convinti in quel momento in cui ci siamo di poter dare qualcosa, ma di poter anche ricevere qualcosa. Perché non dimentichiamoci che io posso dare un sorriso a un bambino, ma il bambino mi dà in cambio tanto, altrimenti dopo 40 anni, perché ho iniziato nel 76, quindi sono 40 anni giusti, sarei svuotato e sarei veramente nullo anch'io come medico o come essere umano.